Allora, sono Giorgio Buonanno dell'Università di Cassino della Queensland University of Technology dell'Australia. Il mio intervento si è basato essenzialmente nell'esporre quelli che sono i rischi associati a un'esposizione a polveri aerodisperse, polveri presenti in atmosfera. Queste polveri possono avere dimensioni diverse, vanno da qualche nanometro fino a decine di micron. E ho evidenziato soprattutto quello che può essere il contributo all'esposizione degli ambienti indoor, che vengono molto spesso sottovalutati rispetto agli ambienti outdoor. In particolare le attività di cucina o i sistemi di combustione a biomassa possono produrre un valore di esposizione estremamente elevato. Compito della ricerca, secondo me, è quello di far arrivare alle amministrazioni e ai cittadini alcuni concetti, come è importante ridurre l'utilizzo, per esempio, dei sistemi a biomasse, sistemi a biomasse che purtroppo hanno avuto invece una politica di incentivazione negli ultimi anni, quindi bisognerebbe invertire questa tendenza. Chiaramente questo potrebbe comportare anche un aumento dei costi per la nostra società, ma chiaramente se si vuole un'aria un po' più pulita, noi dovremmo pagare anche per avere quest'aria più pulita. L'altro aspetto riguarda le attività di cucina, quindi dovremmo cercare per esempio di utilizzare fornelli elettrici rispetto ai fornelli a gas e di prestare molta attenzione a quelli che sono i sistemi di aspirazione dei fumi prodotti dalle attività di cucina, sempre per ridurre l'esposizione.